Rivalutare la dimensione umana, l'humanitas, significa collocare l'uomo al centro della creazione. È questo uno scarto molto significativo rispetto alla cultura e alla mentalità medievali. Vediamo di capire perché. Nel Medioevo l'uomo è per lo più percepito come una creatura debole, il cui ingegno e le cui opere materiali sono insignificanti in quanto effimere rispetto a quelle sublimi del creatore. L'uomo è una creatura debole che per sopperire all'inferiorità dei propri mezzi e delle proprie potenzialità deve affidarsi all'onnipotenza di Dio, alla sua provvidenza o a guide autorevoli da lui ispirate. Con la civiltà umanistico-rinascimentale, al contrario, l'uomo è in grado di dominare se stesso, la propria storia e la natura. È in grado di sviluppare appieno le potenzialità del proprio corpo e della propria mente. In questo radicale mutamento di prospettiva ha avuto un ruolo centrale la riscoperta della civiltà classica e della cultura antica. Gli intellettuali dell'età umanistico-rinascimentale riscoprono la centralità e la straordinaria bellezza della dimensione umana attraverso la riscoperta dei testi antichi che all'humanitas conferivano un ruolo centrale. Per gli umanisti, gli intellettuali di questo periodo, le umane littere, cioè le discipline che studiano l'uomo, la poesia, la storia, la filosofia, prevalgono così su quelle divine, che erano state al centro degli interessi dello studioso medievale. Gli intellettuali dell'età umanistico-rinascimentale non riflettono su Dio, come i grandi teologi medievali, ma sull'uomo e sul posto che l'uomo occupa nel mondo. Ma non si limitano solo a studiare e a riflettere. I classici, soprattutto le opere di Cicerone e dello storico Tito Livio, ispirano l'azione politica di personaggi come Coluccio Salutati, Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini, che furono intellettuali di prima grandezza, oltre che uomini politici. Essi seppero, o comunque si impegnarono, ad applicare la cultura classica greco-latina alla prassi politica.